Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video e con questo video inauguro una serie di 6 video, non 7 perché comunque dell'episodio 7 ne ho già parlato, inauguro una serialità, una serie di 6 video in cui parlerò di tutti e 6 i film di Star Wars, quindi la trilogia classica, partendo dall'ordine che io preferisco, che è quello prima trilogia classica, e poi episodi 1, 2, 3, quelli nuovi di Lucas. Allora, voi dovete sapere che il primo film di Star Wars, quando è uscito, non aveva un titolo, non aveva il titolo di New Hope, si intitolava semplicemente Star Wars, o meglio qui in Italia solo Guerre Stellari, e ve lo assicuro, adesso magari metto il crawl, vi faccio vedere il crawl originale, che vedete che non ha sottotitolo di New Hope e nemmeno numerazione di titolo. Il titolo è iniziato a uscire, ad essere messo dall'Impero Colpisce Ancora, e quando è uscito l'Impero Colpisce Ancora hanno poi numerato anche episodio 4, no? Perché poi l'hanno poi rimandato al cinema, eccetera, eccetera, ma soprattutto era uscito già in VHS, in videocassetta all'epoca, e in videocassetta aveva poi già episodio 4. Mi pare di ricordare, insomma, non sono sicuro di questa cosa, ma credo di sì. Comunque, in ogni caso, L'Impero Colpisce Ancora è stato il primo film dei 6 ad avere il sottotitolo e la numerazione. Ora, io sono andato a vedere il primo Guerre Stellari con mio padre, perché noi andavamo, mia mamma ci buttava fuori per fare le pulizie e mio papà mi portava a vedere i film dei mostroni giganti, ragni giganti. Ho visto tutti i film di Bruce Lee, ho visto tutti i film di cloni di Bruce Lee, tutti i film anni 50, La cosa dell'altro mondo, queste cose qua. Stavamo guardando L'Impero delle Termiti Giganti, io avevo 5 anni, mi stavo rompendo le palle, allora siamo a metà film, mio papà mi ha portato fuori, perché mio papà non era un cretino, non è come quelli di oggi che c'è il bambino che fa casino al cinema, lo tiene lì, anzi lo incita pure a gridare, no? Mio papà, se io mi annoiavo e facevo un po' di noia, mi prendeva e mi portava fuori dal cinema per rispetto di quelli che stavano dentro a guardare, no? Siamo usciti e di fronte proprio davano Guerre Stellari, ho visto questa enorme gigantografia di Darth Vader, chiamo Vader, comunque l'ho conosciuto così, e siamo entrati, abbiamo visto Star Wars e già subito come è iniziato, scena della Tantive 4, in sfondo bianco ti entra questo cosone nero che sembra un enorme bacarozzo, non puoi non aver paura, cioè proprio. Poi all'epoca, cioè oggi si è visto di tutto, ma all'epoca vedi una cosa che ti compare così su schermo, ti spaventa, no? Soprattutto poi un bambino, come ero io. Quindi da subito poi, in realtà la prima cosa che vedi nel film sono i due droidi e già lì proprio, già parti subito con la simpatia per poi partire con lo spavento del cattivone che entra, no? Vi dirò la verità, è una cosa che mi spiace veramente tanto dire, ma tanto, e ve lo dico proprio col cuore, mi piange il cuore perché è il secondo film che ho visto intero, proprio bene, 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 che ho capito bene al cinema quando ero piccolo, ripeto, gli altri tutti filmacci, e mi piange il cuore a dirlo, secondo me della vecchia trilogia è il film che è invecchiato peggio. È invecchiato peggio perché si vede che non c'era budget, lo sappiamo che Lucas aveva scritto questo film inizialmente come film unico con un possibile ipotetico seguito se avesse avuto successo, però in realtà non lo sapeva. Star Wars doveva essere un film unico con finale aperto, molte delle scene che non era riuscito a inserire poi le aveva tenute buone per L'Impero Colpisce Ancora, però lui in realtà aveva scritto una sceneggiatura un pochettino più lunga, più ampia, che poi la Fox gli aveva detto corce un pochettino, no? Sappiamo anche che tutti la Universe così gli avevano strabocciato il film, l'aveva proiettato a porte chiuse a Brian De Palma e che gli avevano riso in faccia, e l'unico a credere nella cosa era stato Steven Spielberg, che gli aveva dato una busta con dei soldi per diciamo far partire la produzione, poi l'ha presentata alla Fox e la Fox ha detto sì. E dopo quel film poi Lucas ha potuto, cioè dopo il successo del primo Guerre Stellari, Lucas ha potuto staccarsi, non si è staccato del tutto dalla Fox perché poi ha continuato a fargli distribuire il film, però diciamo ha potuto fondarsi la sua Lucasfilm, no? E quindi autoprodursi i suoi progetti, quindi il suo film, eccetera, eccetera, come lo voleva lui. Ora, è invecchiato male perché comunque si vede che mancava il budget. Per quanto io ci sia, ripeto, legatissimo,
Il costume di Darth Vader, cioè, rispetto a quello del film dopo, è inguardabile, cioè è tutto di cartone. Non... è bello per me perché mi piace anche il costuming, ma se lo devo replicare così, perché è comunque una sfida a farlo, ma è vecchio, cioè è vecchio, le luci che non si accendono, i colori che non ci sono, perché è tutto grigio, se mi ricordo grigio e bianco. Un grigio verde forse, se non mi ricordo, è tutto un pataccone lì. E poi beh, molti di voi forse conosceranno la versione rifatta in digitale, ma se guardate la versione originale, quella vecchia, le spade laser erano quasi tutte bianche, non si vedeva la sfumatura di colore, cioè ok, poi rimaneggiando il digitale è stato migliorato, ma è invecchiato proprio male. Poi la storia bella, semplice, funziona perché è la classica fiaba che, perché Star Wars è un film fantasy, è la classica fiaba che ti fa addormentare, cioè non che ti fa addormentare perché ti annoia, però è la fiaba che ti possono raccontare prima di andare a dormire, i cavalieri, Jedi, le principesse, Leila, contro i cattivi, con la magia, la forza, queste cose qua, le spade, quindi c'è più fantasy di quello, non si muore, no? Quindi è per questo che quella storia ha funzionato all'epoca. Oggi, se uscisse oggi Star Wars così, secondo me non funzionerebbe più. Poi, contestualizzato, tutta la trilogia funziona da Dio, per carità, sto parlando solo del primo film. Se uscisse oggi solo il primo film, a mio parere, perché è un parere mio, secondo me la gente lo snobberebbe. Perché si è già visto tutto ed è troppo semplicistico. Dovete considerare che all'epoca non si erano mai visti effetti di quel genere. Sì, magari con Odissea 2001, cioè con il 2001 Odissea nello spazio, sì, ma non così, con quel modo. Cioè, è stata proprio un'alchimia che ha fatto funzionare il primo Guerre Stellari. Una botta di culo allucinante, perché è uscito nel momento giusto, nel modo giusto, perché non è stato fatto con roba barocca. Sì, per quanto ci fossero anche dei pupazzotti, però erano fatti bene, cioè erano contestualizzati bene, non erano invasivi. E ripeto, poi la trama lineare, semplice, che non è come Il Signore degli Anelli, che non ti ricordi il nome di quello là perché c'è la Terra X, cioè anche lì c'è un mondo vastissimo, ma è tutto poi raccontato nel microcosmo della famiglia Skywalker. Quindi funziona anche per questo, perché non c'è nulla da capire, cioè non gliene frega nulla. Non te ne frega nulla a te e a loro di raccontarti che tizio, che X viene dal pianeta K e che cosa fa sul pianeta K, come nel Signore degli Anelli. Io ripeto, il Signore degli Anelli non ci capisco un H. È bellissimo, perché è bellissimo, ma io mi sono già dimenticato tutti i nomi, i Minas Tirith, la Terra di Mezzo, la Terra di Tre Quarti. E cioè quel fantasy troppo ampio, troppo aperto, io non lo sopporto, non riesco, perché non riesco a seguirlo. È un problema mio, per carità, però non riesco a seguirlo. Star Wars invece ha funzionato all'epoca e diciamo come plot funzionerebbe ancora oggi, ma solo a livello di plot, perché è semplice nella sua semplicità, però oggi probabilmente funzionerebbe solo per i bambini, all'epoca funzionava per tutti, per chiunque, perché all'epoca non si era visto nulla del genere. È difficile poi ormai prendere solo il primo film decontestualizzandolo dagli altri due della vecchia trilogia, perché ormai ci siamo abituati a prendere tutta la trilogia che si regge su un perno fondamentale, che è L'Impero colpisce ancora, che è il migliore film di tre alla fine. Lo dicono tutti perché è così, è il migliore film dei tre. Quindi niente, questo è un film a cui sono stralegato, però vi dico la verità. Quando devo vedere la vecchia trilogia di Star Wars, il film che mi fa sempre più piacere rivedere è L'Impero colpisce ancora, anche perché c'è la crescita proprio totale, diciamo il culmine della crescita di Darth Vader, che poi finirà con il convertirsi al bene, come sappiamo. Però nell'Impero colpisce ancora, Darth Vader, Darth Vader viene proprio fuori come personaggio vero, mentre nel primo film è un pochettino, diciamo, in disparte, ecco. Per quanto riguarda poi i personaggi, Luke è proprio il buono stereotipato per eccellenza, è il classico cavaliere senza macchia, è però supportato, a dispetto dei vari fantasy normali, da un'ottima spalla, che è il classico contrabbandiere, il classico lancillotto della situazione, che è Han Solo,
di uno straordinario Harrison Ford, che venne poi lanciato dopo sempre da Lucas e da Spielberg con Indiana Jones, però già lì aveva dato comunque prova di essere comunque un attore. Se non sbaglio era stato, non voleva, Lucas non voleva lavorare con attori con cui aveva già lavorato, perché aveva già lavorato con Harrison Ford in American Graffiti, però alla fine poi cioè Han Solo era lui, e per fortuna che ha scelto lui, cioè ha scelto lui perché era. Carrie Fisher, Leila, anche lei, non vedo, cioè, bel fisichino, però non la vedo tutta sta bellezza come tanti, sogno erotico, non è mai stato il mio sogno erotico, Leila. Comunque alla fine niente, difficile per me parlare del primo film, ripeto, lo amo per un altro motivo, per motivi non cinematografici. Secondo me, concludendo, dei tre della vecchia trilogia è ormai oggi il film più debole. Che non vuol dire brutto, perché in realtà so che sembra brutto dire film più debole, non è brutto, è bello, lo amo, però se devo prendere tutti e tre i film della vecchia trilogia, è quello che secondo me dei tre vale di meno. E oggi, contestualizzando l'oggi, perché tà. E quindi per questo è tutto, il prossimo faccio chiaramente su Libero Colpisce Ancora, e vi rimando al prossimo video come sempre, vi saluto, ciao a tutti.